ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. La guida senza patente non sarà più un reato ma solo un illecito amministrativo, lo scrive tra gli altri giornale.it, che specifica che chi sarà pizzicato a guidare senza patente per la prima volta scamperà il processo penale. Dovrà tuttavia pagare una sanzione che oscilla dai 5.000 ai 30.000 euro. Se sarà beccato una seconda volta nell'arco di un biennio rischia però fino a un anno di carcere. Cosa ne pensa? Favorevole o contrario a questa novità? Ma no, sono contraria, anzi penso che bisognerebbe fare un controllo di chi guida, rivedere un pochettino i riflessi delle persone, perché penso che anche se uno è giovane può avere dei problemi, per cui visto gli incidenti e le morti penso che sia proprio il caso di rivederle. Ah. E aumentare addirittura i controlli e selezionare ancora di più chi ha la patente? Direi di sì, guardi, proprio di sì, veramente, da pedone, da ciclista e anche da chi guida. Qualcuno dice che eliminare questo tipo di reato può comunque aiutare a svuotare le carceri, questo però non giustifica quindi la novità. Non penso che sia un buon sistema per svuotare le carceri, assolutamente, anzi ripeto, visto le morti degli ultimi anni e degli ultimi giorni, assolutamente no. Secondo me è sbagliato. Come mai? Ci vuole la patente, cioè assolutamente, ma ti che per caso succede un incidente, questo qua mette sotto qualcuno. Alla fine cioè, quello lì non viene precisato né niente perché non aveva la patente, quindi non gli viene tolta. Penso che in quel caso comunque siano previste delle sanzioni penali, però tu dici comunque è giusto che le persone abbiano sempre con sé la patente. Esatto, sì sì, la patente ci vuole, cioè, assolutamente. Qualcuno fa notare che il rischio è che nessuno paghi sanzioni così onerose e che ci si ritrovi con persone magari con problemi di alcol o droga a girare indisturbate per la città senza patente. Non è giusto, anche per questo caso, cioè uno beve, fa quello che vuole e alla fine non viene sanzito né niente, cioè ci vuole la patente in qualsiasi caso, cioè secondo me. Contrario. Come mai? Perché subito, alla prima volta deve essere sanzionato. Senza patente non può guidare, non può usare la macchina. Qualcuno dice che questo però servirà a non sovraffollare le carceri. No. Meglio sanzionare, anche pecuniariamente sequestrare il veicolo. Poi, pazienza, se non ne mettono in carcere fa niente, perché tanto dobbiamo pagare noi queste persone che sono in carcere, quindi è meglio sanzionarle e togliere la macchina.